a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi facciamo insieme 4 colazioni sane e fresche, quindi ottime per l'estate e anche molto veloci. Allora, partiamo subito dalla prima idea di colazione, che ha questa base di galletta di riso dove ci vado a stendere un filo di crema di nocciole. Questa qui è quella che ho fatto in casa, è totalmente vegana, quindi potete andare a dare uno sguardo al video, ve lo lascio qui. Poi ci metto anche un po' di yogurt al cocco, che io adoro, e ci metto anche qualche lampone fresco. Sui lamponi vado a metterci anche un filo di sciroppo di agave, potete anche utilizzare il miele, e infine qualche bacca di goji, che fa davvero molto molto bene, specialmente se assunte appunto all'inizio della giornata. Seconda idea invece, questa è adatta per chi magari si sveglia molto tardi la mattina e quindi non ha voglia né di dolce e neanche tanto di salato, quindi è una via di mezzo ed è molto molto energetica. Allora, prima di tutto tagliate un'arancia a pezzetti, vi occorrerà anche un avocado maturo che andremo appunto a frullare. Ci mettiamo un po' di succo di limone, così l'avocado non diventa nero nel frattempo che andiamo a preparare tutto il resto. Prendiamo un toast che ho fatto leggermente tostare in padella, vado a metterci appunto questa crema di avocado, ci metto sopra anche le fettine di arancia. A questo punto ci metto un po' di aceto balsamico, che ci sta benissimo, vi assicuro è davvero buonissima questa colazione, e infine qualche seme di zucca che potete sostituire con altre tipologie di seme, di girasole per esempio, potete anche mettere qualche seme di lino, ecco, quello che preferite, tanto fanno comunque sempre molto bene. Quest'altra idea invece è un'idea molto classica, che fa con i semi di chia. Si mettono 3 cucchiai di semi di chia all'interno di un contenitore e si mette del latte vegetale, in questo caso io sto utilizzando per esempio il latte di cocco. Opzionale un cucchiaino di dolcificante, in questo caso io utilizzerò del miele, e lo lascio una notte in frigo. Il giorno dopo, alla mattina, prendo le mie pesche, potete anche decidere di utilizzare un'altra tipologia di frutta fresca, come per esempio le fragole, le ciliegie, quello che volete, le taglio a pezzettini. Una parte di queste pesche le andrò a frullare insieme a un po' di succo di limone, sempre per evitare che il frutto annerisca. E questa sarà la nostra base del nostro budino. Quindi prendo un bicchiere, ci metto la mia base di pesche, riprendo il budino dal frigo, che come potete vedere si sarà addensato, i semi saranno ovviamente gonfiati, e poi infine vado a condire con qualche pezzetto di pesca e qualche scaglia di cocco, e vi assicuro che è delizioso, dovete assolutamente provarlo. L'ultima idea di colazione è questo porridge fatto con la quinoa. Non so se a voi piace il porridge, quello fatto con l'avena, ma vi assicuro che questo è completamente diverso. Credo che sia molto molto più buono, quindi vi occorrerà della quinoa, del latte, io ho utilizzato del latte vegetale sempre, quindi latte di cocco, e un cucchiaino di cacao amaro. In questo caso non utilizzerò nessun dolcificante perché il mio latte di cocco è già zuccherato. Quindi metto gli ingredienti all'interno di un pentolino e lo porto appunto a bollore. Deve riassorbirsi quasi tutto il latte. Nel frattempo in una ciotolina preparo il mio yogurt, sempre al cocco, quindi sarà la mia base di questo porridge. Faccio raffreddare un pochettino il porridge e vado a mettere il porridge di quinoa sopra lo yogurt. Condisco con lamponi e qualche scaglia di mandorle.
Questa era l'ultima idea di colazione estiva. Se questo video vi è piaciuto e volete altri video di questo genere, scrivetemelo nei commenti, lasciatemi un like, ricordatevi di iscrivervi ai miei social, Instagram e Facebook, io vi aspetto, e fatemi sapere quale di queste è la vostra preferita. Vi mando un bacio e alla prossima, ciao!